Nelle Marche lo sviluppo del progetto è visibile dalla Porta dei Viaggiatori, ovvero il mulino da Varano a Muccia, comune nel cuore delle terre del sisma del 2016, che si pone come punto di informazione dotato di moderni supporti tecnologici per partire alla scoperta del territorio lentamente. Rientra nell'ambito di Made in Land, il progetto finanziato dal programma Interreg Italia-Croazia. L'incontro conclusivo ad Ancona è stato un'occasione di dibattito sul ruolo del patrimonio naturale e culturale per lo sviluppo delle aree interne in presenza di interlocutori internazionali. Si è giunti a delle nuove modalità di valorizzare ambienti paesaggistici di grande valore dati preminentemente dall'interazione tra natura e cultura. Cioè non c'è più il paesaggio cartolina, la visione estetica, qui si va a valorizzare tutto quanto, è interazione tra uomo e natura. È interessante l'aspetto fisico naturale dei luoghi, ma è interessante soprattutto l'azione dell'uomo su quei luoghi e l'interazione che le comunità hanno con quei luoghi. Quindi in questo senso sono stati costruiti 5 progetti pilota, uno in Istria, Zara, Molise, in parte italiana Molise, Regione Marche e San Leo. Un progetto transfrontaliero che vede legate Italia, Marche in particolare e Croazia per poter valutare al meglio quali sono gli strumenti da utilizzare per il rilancio delle aree interne in chiave naturalistica e turistica. Vedo che il cratere rappresenti l'ideale cantiere per sviluppare quello che da Made in Land abbiamo avuto la possibilità di apprendere attraverso lo studio dell'Università di Camerino, che in chiave paesaggistica fissato quelle che sono le regole per poter avviare uno sviluppo sostenibile in chiave turistica, che è rappresentato ad esempio dal mulino da Varano di Muccia, un bellissimo ambiente storico che è stato attrezzato in maniera tale che con una dotazione informatica e digitale molto sviluppata e avanzata possa essere servente propedeutica alla richiesta di senso, sensazioni, esperienza che nasce da chi si avventura nel cratere anche per godere delle bellezze di un'area fra le più straordinarie delle Marche. Lo sviluppo economico è concentrato sulla costa e le aree interne non sono così sviluppate in senso economico, in senso turistico, e sono spopolate. Spopolate perché non c'è tanta gente giovane che lavora, che è educata, e questo progetto voleva dare una possibilità per queste aree di svilupparsi di più perché hanno preservato la natura, la cultura, il patrimonio, e questo deve essere presentato al pubblico, ai turisti che vengono qui non solo a visitare in Croazia costa o forse Roma o Venezia in Italia, e così fare un sviluppo più sostenibile del turismo.